Giorgio, finale del primo tempo 2-1 per la Triestina e sicuramente i primi 5 minuti sono stati fatali a questa rete. È una maledizione, io non so se giocasse il, non lo so, il Piavaltoppo, ma con tutto il rispetto per il Piavaltoppo non li prende due gol in 5 minuti. Poi effettivamente è quasi una maledizione, poi ovviamente ci sono anche le colpe e le responsabilità di una difesa che anche oggi insomma, si è fatta. Il primo gol, Giorgio, comunque è nato dall'azione d'angolo, sì, ma anche nel mucchio e quindi a terra un difensore della rete, probabilmente l'arbitro doveva aspettare per riprendere il gioco. Questo non l'ho notato, lo dovrò riguardare meglio. In ogni caso, cioè, queste partenze sono incredibili, insomma, cioè 2-0 dopo 5 minuti ancora, insomma, come con il Padova, due azioni, due tiri, due gol. Poi nel proseguo della partita ovviamente è un Arezzo che deve migliorare. La difesa mi è apparsa in qualche circostanza poca protetta dai centrocampisti e in fase offensiva non c'è stata, specialmente nei primi 20 minuti di gioco, quella intesa che serve. L'Arezzo ha subito una mazzata e quindi ci ha messo un po' di tempo a riprendersi, no, solo verso il finale c'è stato per esempio un gran colpo di Cutolo dalla distanza, dalla lunghissima distanza, che poteva diciamo pareggiare prima, però ecco, diciamo che l'Arezzo ha sofferto grandemente a questo primo tempo, però il gol ha riaperto, davanti, anche perché diciamolo Antonio, questa Triestina non mi ha fatto la stessa impressione del Padova. Probabilmente perché è un Arezzo diverso, perché sicuramente è stato più reattivo rispetto alla gara con il Padova. Sicuramente lì in mezzo l'ingresso di Arini ha dato compattezza, un po' di parte, un po' di riferimento anche a Foglia che soprattutto nel finale è tornato diciamo, a fare vedere qualcosa nel suo repertorio. Questa prima frazione di gioco Cerci mi ha fatto poco male. Ma Cerci non è in condizione, si vede palesemente, insomma il ragazzo deve ancora lavorare molto per trovare una condizione accettabile e quindi e questo discorso vale anche per tutti i nuovi arrivati. Beh, lo stesso Cherubin, che è un ottimo giocatore, però è chiaro che Arini stesso che però insomma ha fatto, diciamo, secondo me ha fatto sentire la sua presenza in mezzo al campo, seppure come dice giustamente Antonio anche lui non ha sicuramente il ritmo partito. La mancanza di Camproni in panchina, ricordiamolo che è per diciamo, influenza, male di stagione. Hai toccato un tasto di cui ho parlato anch'io prima con Marco, che appunto secondo me guarda che disdetta, perché anche su quell'avvio così davvero incredibile per la ripetitività con cui succede. E beh, credo che la presenza di Camproni, l'assenza di Camproni, insomma, può avere influito non poco, perché insomma questa squadra ha avuto una partenza troppo titubante. Certo, sono mancate i dettagli. Sì, forse sono quelle che fanno la differenza. No, c'è stata una sola sorpresa, diciamo, nella formazione iniziale e credo che appunto non sia stata una cosa felice, perché effettivamente dalla parte di Benucci sono arrivati i problemi che hanno portato poi ai primi due gol, non per niente poi Tacchi lo ha tolto dopo 20 minuti e chiaramente è fuori posizione Benucci e forse anche un po' fuori forma, era tanto che non giocava, insomma ecco, da quella parte diciamo che sono venuti proprio i motivi per i due gol e l'Arezzo ha sofferto moltissimo. Bene, vediamo che succede nell'intervallo, poi proseguiremo la nostra chiacchierata a fine partita. Grazie. Giorgio, alla fine è arrivato questo pareggio. Sì, un bel 2-2, francamente che ci rincuora e a cui dobbiamo dire francamente alla fine del primo tempo io non ci avrei scommesso una lira. Invece, come a Matelica, l'Arezzo è risorto quasi nel secondo tempo, aiutato devo dire anche da una Triestina che non mi è sembrata così una grande squadra e che sicuramente nel secondo tempo mi ha in parte deluso, però devo soprattutto dire insomma, che l'Arezzo
ha saputo reagire, quindi merito dell'Arezzo, merito dell'Arezzo di aver ritrovato questo pari che, se non fa tanta classifica, sicuramente fa morale. È stato un Arezzo, Giorgio, che puntava a far decollare l'azione sulla fascia destra per poi tagliare il campo e la Triestina praticamente sul suo lato destro, non si è mai adeguata, perché i pericoli maggiori poi partivano dalla sinistra. Sì, è vero. È un Arezzo che nel secondo tempo ha trovato anche, diciamo, un equilibrio in campo e anche un, non so se hai notato, le seconde palle che nel primo tempo non ne prendevamo una, invece questa volta siamo stati migliori del nostro avversario. Poi, ripeto, è un Arezzo che ancora deve trovare una dimensione anche fisica, atletica, perché i giocatori importanti di quelli che sono gli ultimi arrivati, no? Che sia Cherubin, che Arini, che soprattutto Cerci, sono tre giocatori che giocano ancora a mezzo servizio. E ovviamente questa è una squadra che è ancora in fieri, per esempio di Paolo Antonio, l'ultimo arrivato, è rimasto in panchina. Di Nardo si dà da fare, ma non è un giocatore da fascia, come giustamente dici, cioè è stato cercato spesso con quei cambi di gioco. E lui ha giocato una partita generosa, ma insomma, forse non è il suo ruolo. È un Arezzo che ha guadagnato nei campi. Un Arezzo che ha guadagnato molto nei cambi, anche a me è piaciuto anche il portiere dei tre, l'ho visto, ha fatto sì un passaggio un po' azzardato, però ha un atteggiamento che dà maggior sicurezza, anche se non è stato mai chiamato in causa dalla Triestina, però ha un atteggiamento che, anche con quel piede sinistro mi sembra che abbia la capacità di smistare, quindi poi, dà più sicurezza. Insomma, il gol del pareggio è stato messo a segno da Zuppel, un ragazzino che ti piace. E tanto. Poi io direi che, a parte Zuppel, di cui ne parliamo da tempo, che secondo me è un ragazzo di assoluto interesse, un 2002, che ha gran fisico e soprattutto ha voglia e anche la testa giusta, io devo usare anche la prestazione di Maggioni, che secondo me il ragazzino è entrato in un momento non facile, ha giocato una partita con giudizio, con testa, insomma ha fatto una buona prestazione, diciamo, anche essendo lui un destro naturale dalla parte sbagliata, quindi era anche più difficile per un esterno basso giocare dalla adesso parte sbagliata. Bisogna pensare a Mantova e a accentrare il primo successo della stagione, ma ne parleremo al Museo Amaranto. Sì, no, intanto godiamoci questo pareggio. È quasi come una vittoria. Che è quasi una vittoria per come si è concretizzato. Alla fine avevamo anche avuto la possibilità addirittura di segnare il terzo gol, se Arini invece di cercare la porta vedeva Cutolo che era tutto solo qua sulla destra, poteva anche l'Arezzo l'opportunità di ribaltare questa partita, però insomma possiamo essere contenti di questo pareggio che, ripeto, alla fine del primo tempo, sul quale alla fine del primo tempo io non avrei scommesso una lira. Bene Giorgio, io ti ringrazio, come ringrazio quando ci hanno seguito fin qui, e diamo appuntamento dal Museo Amaranto. Sì, ciao a tutti.